Ciao Ma, che non conosco, ma saluto. Ciao Ma. È Marco Ma Amelia, come? imbecille. Ma? Cretino. Fuori Bergomi dal cazzo, dai. Fuori dal cazzo, Bergomi, dai. Ma Ciao, io Ma, posso fare. Ma io Sagro! mi do il campione del mondo e tu lo saluti, ma imbecille. Ciao, Ma. Ma l'avete letto su Wikipedia, lo so che. Ma Cretino. lo so che campione del mondo, tu non lo sapevi. Allora, ciao Marco. Cialtrone. Ciao. Un abbraccione a uno dei miei allenatori preferiti, Maurizio Sarri. Ma Beh, abbiamo Damiano, completato il sì, abbiamo parterre, completato il parterre. Io credo che sia giusto lasciare parola a chi forse di Lazio ne sa più eh? No, di noi. Giappi! Giappi, 5 però. grazie, Giappi. non mi fare saltare, però. Grazie, no, grazie, perché Giappi. quando fa Giappi penso sempre a. Giappi, Il mio sogno è fare la canzoncina anche con grazie, Marco, capito? Giappi. Grazie, Damiano, Marco. voglio fare No, un attimo, stavolta. Camel, un attimo, non facciamo confusione. No, Un però secondo. aspetta, Camel, aspetta un È una attimo. serata Voglio dire una cosa a difficile. Damiano. Dimmi. No, ma dici, mi scrivi su WhatsApp. No, è di Repubblica. Prego. E dice. No, voglio fare i complimenti a una persona che ci ha aiutato alle notizie, non vuole che facciamo il nome, e a te e a me, alla radio, che abbiamo beccato la notizia prima di Ma tutti, che e sono sti quindi. autofellati Ma o perché dici le campionati? Vabbè, Ma dici le vabbè, vabbè. cazzate? Il primo è stato Alberto Aspetta, Abate, stai Ciccione, zitto. aspetta, Ma perché Ciccione. dovete prendervi? Perché devi incensare una cosa che non è vera? Il primo è stato a Lo Roma butto fuori, Alberto lo Abate, butto fuori. stop. E Però, dai. Augusto su Rocky Dai, l'ho no, scritta però per fa prima io, eh. ridere, dai. Però fa ridere, dai. No, Però ma vabbè, ma infatti dai. Allora, non non è sto questo il fermandomi su top. questo, non è questo il punto. Oh, questo sta distrutto, ogni abbastanza di legna che ha preso. No, non è No, però questo il punto. scusami, no, non devi dire. No, a me dispiace perché se devi dire le cose non si deve fare pompini da soli. Il primo, dobbiamo essere sinceri, Alberto Albate del messaggero. Vero, Stop. vero, vero, sono Però un d'accordo, attimo, vero, vero. Agu, a proposito, ne Allora, approfitto. andiamo Un attimo, dammi. sul punto, Un dai. attimo, allora, Sciscione, facci un, tra virgolette, resoconto di quello che è stato, di Recap. quello che è successo, in ordine cronologico, anche se è Ma vabbè, possibile, ieri perché si perde vogliamo capire. contro, faccio sintetico, ieri si perde contro l'Udinese, rimangono Ma stiamo a chiedere a qualcuno che sta in notizia. Nel cosa? Buttato fuori. Rimangono dentro Grazie, Jason. l'Olimpico per diverso tempo e Sarri va a casa. Non decidono niente in pratica perché poi il ritiro anche non è stato comunicato alla squadra. Vanno al campo e hanno un confronto giocatori con Sarri, alla presenza anche della dirigenza. Il tecnico, al termine del confronto, ha deciso di non percepire la fiducia della Ne abbiamo squadra una foto di e Sarri, ha, istantanea a formello. e ha Ce l'ha sul rassegnato le gruppo. dimissioni. Le dimissioni sono state al momento non ancora accettate in maniera Grazie, formale da Matthews, Leopoldo, ma grazie, sono Argo. state Non c'è possibilità accettate che vengano No, rifiutate, sono accettate, Agu, no, sono in maniera accettate. formale, ho Ma non sappiamo detto, niente, ma sono non state sono accettate, Agu, accettate. sono accettate. Non so. Vince! Ma io parlo Vince è italiano! Grazie, Vince è tornato! Grazie, Vince. Grazie, amico Quando mio. parlo italiano, non sono state accettate in maniera formale, ma Sono sono state state accettate, dai, accettate tutte queste cose che non sai niente, Allora. dai. Allora, vedi, io parlo italiano. Se sei analfabeto, lo ripeto, non è colpa mia. Non sono E state lui accettate in maniera stavolta non ti ha dato la soddisfazione, coglione. Formale significa che c'è Stavolta non ti ha dato la il soddisfazione, devi comunicato. soffrire in diretta. Informale Fabio, significa che uno che sono ci ha state scritto dalla Lazio non accettate. sapeva questa notizia, io mamma Capito? mia, ma fare Ma qualsiasi di che cosa. qual è? Se la notizia che Vai, c'è, vai. Mamma, Tu ragazzi. spieghi se sei io messo per esco. primo Oggi quando non sei arrivato esco. esimo. Oggi non Sei esco. arrivato esimo. Sei Soffri. arrivato esimo. Devi Sei soffrire. arrivato esimo. Sei arrivato. Non sai E che sei dire, ancora sempre agli punto. meriti. Vabbè, qui abbiamo. Però basta, ragazzi, No, un basta, attimo. Abbiamo una litigate foto dopo. esclusiva su Sono Sarri state che è giusto accettate in far maniera vedere. informale e Sono in state italiano sono ufficialmente accettate, non sai nulla, andiamo ufficialmente. avanti. Ufficialmente c'è il comunicato. Non Allora mi prendi? Se, allora sei tu dici nulla. ufficialmente. No, no, però mi Grazie, bisogna Aga. prendere un comunicato perché Akaitachi! no? Akaitachi's Bank! Grazie, Aga. Aspetta, non me va sta Ufficialmente pantomima. in Sì, però italiano. sta pantomima Muto. non mi piace. Sta No, pantomima non mi allora, piace. Rimaniamo sul punto, credo che però. oggi Muto. sia giusto fare un po' di informazione visto che è successo un macello. Allora, ma Se poi dobbiamo chiamiamo qualcuno fare. che lavora sulla Un Lazio, però, attimo, ragazzi, Camel. ma l'informazione si fa Chiedo parlando scusa. italiano. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Sembrerebbe che Rocchi è a Formello, eh? Cioè, sta andando a Allora, Formello. Chiedo scusa. già stava là. il primo candidato è Rocchi, poi si stanno valutando altre Anche soluzioni, Iachini, ma giusto? Iachini al no, bar, imbecille. Oh, scusate. L'ho detto per nemmeno, Faina, nemmeno Sciscione. Andreazzoli o C'è coso. Giampaolo No, libero. no, no. Il... Io credo Andrea, che sia ti posso andato. dare un Oh, io telefono chiamerei di Ballardini uno che fa inviato dell'Assassuolo. sulla Il Lazio? servizio a Sì. Ballardini. Poi, te lo mando, Andrea. Il discorso
in questo momento è il seguente: stanno cercando un sostituto che sia ben visto dalla piazza, perché ovviamente il problema sarà fondamentalmente quello. Close lo escludi, la lista è questa, la dico io, l'ho già detta prima. In cima alla lista c'è Rocky, poi c'è Miroslav Klose e poi c'è Igor Tudor. È stato contattato anche Brocchi. Ma come Tudor? No, aspetta, no, torniamo, c'è Tudor libero, c'è Tudor libero e vanno su Rocky o Klose? Torniamo. No, perché vogliono un profilo, un traghettatore. Fino a giugno non vogliono. Non aveva mandato il telefono dedicato sulla Lazio, allora andiamo a chiedere l'opinione di tutti. Sento volentieri anche quella di Marco. La Lazio ieri perde una partita ed è stata imbarazzante. Vogliamo vedere i live, Sami? Sì, grazie. È stata imbarazzante la prestazione della Lazio, di tutta la squadra. Onestamente non mi sono piaciute tante cose, perché vedevo proprio gente che non gli andava proprio forse da sta in campo. Non mi è piaciuto neanche quello che ha fatto Martuscello, ma non che l'ha fatto lui, chiaramente lo ha fatto Sarri. Quello è chiaramente un allenatore che era in confusione totale, perché sotto 2-1 con l'Udinese in casa, ricordo l'Udinese prima di ieri 18esima a pari punti, terz'ultima col Frosinone, che ha fatto 2 gol in 3 minuti alla Lazio, che lo scorso anno, ricordo, lo scorso anno fino a 9 mesi fa è arrivata seconda, miglior difesa, eccetera eccetera. Io ho capito che Sarri era in confusione dal momento in cui lui sotto 2-1 contro sta squadra toglie Ciro Immobile per fare i cambi ruolo per ruolo come al suo solito, e poi a 7 minuti dalla fine si ricorda che forse era il caso di andare a trovare un po' più di offensività della squadra, e gli viene la bella idea di mettere Pedro seconda punta, trequartista. Adesso Marco sarà molto più preciso di me in questo, visto la sua esperienza. Lazio perde 2-1, si fa male anche Ivan Provedel, purtroppo scongiurata la frattura, però starà almeno fuori, grazie a Saudi. A cosa, Amido? A cosa ti ha fatto male? Alla caviglia. Scongiurata la frattura, però starà fuori almeno 20 giorni. E quindi la Lazio ora ci avrà pure il problema in porta, perché grande notizia, c'è la sosta. Due o tre partite ci avrà il problema. Quindi la Lazio sarà costretta a giocare con Mandas Sepe, Ioris, Sepe, Augusto, Sciscione, era buono. Detto no, ciò, ma vedi perché no, però fammi finire. È una battuta su. Non sta lì con la vena scoperta. È una battuta, cretino. Detto ciò, concludo dicendo che adesso è chiaro che chiunque arrivi sarà uguale, perché io credo che tanto lo spogliatoio andrà in autogestione fino a fine stagione, perché tanto voglio dire, mancano dieci partite, comprese 2 di Coppa Italia. Poi se arriverà Rocchi, arriverà Klose, io sarei la persona più contento del mondo. Sì, già l'abbiamo data, maestra, arriva tardi come le palle del cane. Detto ciò, sto scherzando. Detto ciò, chiaramente non è possibile vedere la Lazio nona a un punto dal Monza, differenza reti +2 se non vado errato, una squadra che, ripeto, solo fino a pochi mesi fa era seconda in classifica con la seconda miglior difesa, e una stagione insomma da incorniciare. Prego Marco, poi sentiamo a giro tutti quanti. Ma sempre a guida Sarri, però, scusami, sì. Dani. Sì, no, sì, certo, a guida Sarri. No, certo. Se uno arriva oggi... Certo, a guida Sarri, però a me, maestro, a me quello che non piace è che lo scorso anno alcuni davano solo i meriti a Sarri, se oggi Sarri è nono è colpa dei giocatori. No, cozzano le cose, comunque... Se oggi siamo noni è colpa di presidente Claudio Tito. Sì. Massimo responsabile soprattutto di questa... Soprattutto sua. Massimo responsabile. Guarda che deve stare decima, capito? Soprattutto di Lotito... Con quella squadra deve stare decima, Marco, parliamo di soprattutto di Lotito, ma la Lazio non può essere nona a un punto del mondo. Caro Camelio, io ti informo che... Sta parlando Marco, scusami. Negli ultimi 20 anni... Marco, ha avuto questo rendimento sempre. Marco, io ti chiedo scusa, l'ignoranza. Ma Stefano, gli dici qualcosa? Allora, Camel, adesso mi prendo un attimo, scusate. Camel, allora, io ti voglio bene, capisco questo sia il giorno della tua rivincita, che tu sia nervoso, che tu sia contento, però ti chiedo gentilmente di permettere alla live di proseguire. Cioè, chiedo solo questo, Camel, se possibile. Poi... Avanti, per favore. Cosa? Te l'ho mandata.
Ok, adesso la faccio vedere. Si calmi, per favore, Camelli. No, diamo un po' di informazioni. Sì. Mi dispiace pure vederlo così in difficoltà. No, adesso non tenere dai, dai, fate parlare Marco. Vedere, dai, fate parlare Marco, dai. No, 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 perché non fai vedere il messaggero? Che è arrivato prima di voi. Perché non lo fai vedere? È distrutto, Marco. Il messaggero. Alberto Abate, perché non lo fai vedere? Perché è arrivato prima di Sarri, era forte, dai. Sarri è il più forte allenatore che ci ha avuto. L'ho visto, stavo rilasciato. Quindi lo dice, no, se n'è andato, che è diverso, vedi che sei scure, che non sei manco l'italiano, se n'è andato, è stato cacciato. Beh, adesso no, basta, fa parlare a Marco, dai, zittate un attimo, che a me fa parlare a Marco, chiama quell'inviato. Allora, no, beh, io penso una cosa, che la Lazio ha fatto una stagione strepitosa l'anno scorso, ottenendo un risultato importante, il secondo posto, incredibile, e qualificazione in Champions. Poi quest'estate, secondo me, qualcosa non è andato. Non è andato giù a qualcuno. Mercato, secondo me, non fatto insieme, probabilmente, perché da quello che ho sempre sentito dire dall'allenatore, sono stati presi dei giocatori, ma probabilmente per tappare dei buchi di altri che sono andati via e non ragionati. E devo dire che la Lazio ha fatto fatica un po' per tutto il campionato fino ad oggi, e non può stare nona in classifica, secondo me, perché comunque è una buonissima squadra, non è che ha tolto due giocatori e Milinkovic su tutti ed è diventata una squadra scarsa, però qualcosa si è rotto sicuramente a livello ambientale, e questo purtroppo, quando succede, nei giocatori fa scaturire qualcosa che non li fa andare al 100%. Questo si è visto anche ieri sera, quando, secondo me, per i primi 15-20 minuti la Lazio ha fatto un'ottima gara, poi è sparita dal campo. Sparita totalmente. Sparita in maniera assurda, anche se ha avuto due o tre occasioni nel secondo tempo. Però la cosa più brutta, almeno per quello che stavo vedendo io la partita, è stata aver pareggiato subito. In quel momento si dovevano compattare, non rischiare niente, invece un minuto dopo ha preso cioè, non esiste una cosa del genere, anche perché l'Udinese era terz'ultima in classifica, era stata in difficoltà per gran parte della gara, se va in vantaggio e poi la riprendi, sì, a livello mentale l'Udinese perde qualcosa, però Lazio è riuscita a riandare subito sotto e poi è successo i cambi. Si parlava di Pedro prima. Pedro, secondo me, gli è stato detto di andare in campo e ricercarsi da solo lo spazio nel campo. Pedro è un ragazzo che spazia molto a destra, a sinistra e mezzo. Se lo va a cercare da solo lo spazio dove poter fare la differenza, e non è riuscito neanche a far questo. Non è inciso come di solito anche un giocatore come Pedro fa. È stato tutto molto negativo. Poi quello che è successo dopo sicuramente è un qualcosa che dispiace, Sarri si sarà reso conto di non essere sentire più la stima da parte dello spogliatoio, perché altrimenti un allenatore non si rimette mai. Posso fare due domande, Marco? No, aspetta, Enrico, fai parlare a tutti. Vai no, Ale. Domanda, no, Marco. Aspetta, fai parlare tutti. Vai, Ale. Domanda via. Ciao, Camè. È andato, fammi fare la domanda. No, gliela fa in privato, forza, dillo se no, ma è importante. Non vede retta. O Gacci fuori. No, fammi fare la domanda, Andrea. Caccialo tu, per una volta, cacciamolo noi. Dai, Andrea, allora domanda. Marco, ti voglio chiedere. Uno, se faresti la scelta tra che prenderesti Rocchi oppure andresti subito su Tudor, e se dovessi andare a allenare una squadra prenderesti un ufficio stampa, a me o il Paolo Augusto? Vabbè, la seconda domanda non rispondere chiaramente, Marco. La seconda non rispondo. Alla prima devo dire, allora, se ho già in mano un allenatore per il futuro, è naturale scelgo un traghettatore, però se c'è Tudor libero, io l'ho visto lavorare da vicino perché sono stato a Marsiglia l'anno scorso. L'ho incontrato un paio di settimane fa quando c'è stato l'evento di Lippi, e Tudor è uno che ha due spalle, così per non dire la parola senza S, ed è un allenatore che secondo me per i giocatori che ha la Lazio può fare bene, veramente molto bene. Bisogna vedere quello che ha in testa Lotito, perché poi alla fine sappiamo tutti che decide lui e comanda lui. Quindi... grazie, per la seconda me lo rispondi in privato, ti ringrazio. Fuori dai coglioni, Camelio. Ciao, dai. Camelio, fuori dal cazzo, ciao. Dai. Ciao. Coraccio. Fuori, dai, fuori. Vai, Ale. Allora, io parto dal presupposto che per me il maggiore responsabile è Claudio Lotito.
Sarri si è scoglionato, era evidente, dal calciomercato, da certe situazioni. E sono d'accordo con Marcamelia che come Marcamelia? Marcamelia, scusate, che si è rotto qualcosa nell'ambiente, nello spogliatoio. Grazie, Chicco. Sarri voleva andare via. Secondo me c'è anche una squadra sotto Sarri, e come sono sicuro che Claudio Lotito ha un allenatore sotto mano, e io credo che il nome sia Palladino. Per quanto per riguarda giugno, la però. Sì, sì, per giugno, chiaramente. Per giugno, sì. Stai parlando. Sì, sì, per giugno, ecco perché vogliono un traghettatore. Per quanto riguarda il discorso della partita di ieri, beh, che alla Lazio mancavano anche giocatori importanti. L'Udinese è una squadra, sì, che è terz'ultima, ma ha dei valori, ha della anche fisicità per questa Serie A. E niente, io dico una cosa, quello che ha fatto l'altro anno la Lazio è stato molto molto merito di Sarri, perché la rosa della Lazio non era una rosa da secondo posto, merito di Sarri e demerito delle competitor che avevano fatto male lo scorso anno. No, Poncio. Quest'anno sì, Lazio è nona, però sta punto a punto, comunque 3-4 punti da Napoli, Fiorentina. Secondo me la Lazio andava rinforzata quest'estate, anche perché aveva una competizione come la Champions molto difficile e impegnativa, perché in Champions non puoi fare turnover e devi giocare con gli 11 titolari partite molto importanti, e invece la Lazio non è stata rinforzata in maniera adeguata, e soprattutto non hanno preso campioni e leader in questa squadra con i giocatori migliori della rosa della Lazio, che comunque stanno invecchiando, perché passa il tempo per tutti quanti, Immobile, Pedro, Luis Alberto, e sta squadra andava ringiovanita e non è stato fatto nulla, ma ringiovanita magari sì, hanno preso Rovella, Isaacs, ma andava preso anche qualche campione, qualche leader, soprattutto a centrocampo, secondo me. Ma faccio una domanda, perché poi noi ci stiamo concentrando sull'allenatore che ha in mano la Lazio, ma la domanda che faccio io è: non è che la scelta di Sarri anche dipende dal fatto che lui in primis abbia un'altra squadra in mano? Nel senso che... Sì, per me sì, Andrea. Per me ha una squadra sotto mano, Sarri. Certo. Per me o Fiorentina o Napoli, pensa che vedi. O Fiorentina o Napoli. Io credo che l'elemento determinante oggi è stato comunque il colloquio con Giulio. Però è chiaro che lui si preserva la sua immagine e credo che non vuole andare a picco definitivamente, ma... anche straniarsi da una situazione che poi alla fine lo è, e lui è corresponsabile, ma non è il maggior responsabile. E io credo che la goccia che abbia fatto un po' traboccare il vaso in questo caso è il mercato di gennaio, dove era palese a tutto e a tutti che la Lazio andava rinforzata, perché la Lazio in quel momento era un punto dal quarto posto, ma aveva un mese di gennaio complicato con la Supercoppa, gare importanti, ma soprattutto aveva giocatori infortunati, perché gli si infortuna il 10 di gennaio con Zaccagni, perché Immobile era infortunato e ritorna per la Supercoppa la prima partita il 19 di gennaio, perché Castellanos si infortuna nella partita con il Lecce del 14 di gennaio. Quindi lì lui viene a conoscenza, perché la pubalgia di Rovella già si sapeva che aveva la pubalgia, poi altri infortuni si sono stati traumatici, però in quel momento c'era l'esigenza di prendere un attaccante, perché la squadra A faceva fatica in attacco e B aveva attaccanti che erano fortunati. E in questo momento Lotito invece ha deciso di lasciare completamente solo Sarri e ha lasciato questo gruppo, che è evidente che c'ha dei giocatori che si sono appassiti nella loro efficacia, capito? Quindi il maggiore responsabile è Lotito, e insieme a lui è chiaro che in percentuale io metto uguale ci sono i giocatori e Sarri. Però siamo a parlare di... Però scusa Augusto, perdonami un attimo, no? Però allora, se l'anno scorso, e lo hai detto tu, Sarri fa un grandissimo lavoro, io sono d'accordo con te, quest'anno è innegabile che non faccia lo stesso lavoro dello scorso anno, ok? No. Anzi, che non è che non l'ha fatto, ha fatto male, perché se la Lazio oggi è nona a un punto dal Monza, perdonami, non può essere solo colpa dei giocatori. No, ma è perché se no l'altro dammi meglio a Milinkovic, dammi meglio a Provedel. Chi non l'ha disconosciuto? Io ti ho detto che il maggior responsabile è la proprietà.
e poi in percentuale uguale Sarri e i giocatori. Per me hanno le stesse percentuali di responsabilità, perché i giocatori che sono stati presi, e l'hai visto nella partita contro l'Udinese, non, e poi parliamo dei nuovi acquisti e di quelli che sono stati acquisti che non, Sarri non ha mai voluto, perché provengono da campionati stranieri e perché sono giocatori difficilmente inseribili all'interno degli schemi di Sarri, perché non conoscono il campionato, la lingua, ecco. Isaacs, Castellanos e Camada sono pesci fuori d'acqua. Grazie, che Gigi. Sono stati presi dalla società. Ma Camada però, perdonami, no, Camada lo scorso anno fa 10 gol, 6 assist, comunque in una squadra non mi sembra così top come l'Eintracht Damiano, ma Camada c'ha il contratto di un anno. Evidentemente, sì. C'ha il contratto di un anno, qual è il suo stimolo nel giocare a calcio con la Lazio? Però, cara Gusto, non serve Milik e Berardi per vincere in casa con l'Udinese. Ma lo capisci o non lo capisci? Questo è lo dito, è la società, sono i primi responsabili, ok? E mi dispiace, te che pensavi che Iglitare mandato via era la panacea di tutti i mali, e non è così. Ma chi ha mai detto che... No, è così, e tu hai detto, grazie, in bocca le parole. Grazie, ciao. Io ho detto che dopo 18 anni si può fare pure a meno di Iglitare. E non mi pare, e non mi pare, perché se tu dai via Iglitare e tu devi prendere uno più forte, è uguale a Iglitare. Ma non c'entra chi... E che non c'entra? Grazie Sly. Tu dovevi prendere giocatori, almeno due titolari pronti. E sono d'accordo con te. E non li hai presi. E sono d'accordo con te, ma non te servono Berardi e Milik per vincere in casa con l'Udinese. Ma vedi che tu non tu, ti servono. Tu, questo è un discorso populista. Ma vabbè, ma tu purtroppo c'hai il paraocchi. No, tu hai il paraocchi. Tu hai il paraocchi. Perdonami, ma qual è il paraocchi nel dirti che però allora secondo te i giocatori non hanno responsabilità? Certo che ce l'hanno. Allora, io ti ho detto certo che ce l'hanno. Insieme a Sarri. Ma certo che ce l'hanno. Allora, ma perché serve? Vai, ma perché serve? Scusami, serve Sacchi per vincere contro l'Udinese e c'è bastano Immobile e Luis Alberto. Sono tutte e due responsabili. Quindi stai a venire da me. Giocatori e Sarri sono responsabili in ugual maniera. Grazie Sium per i 100 e grazie Slime per il Prime. Prego. No. Guarda, io dico un paio di cose. La prima è che Sarri tutto insieme non è diventato un deficiente e né tantomeno un allenatore di merda. Questo mi sembra chiaro. Non sei rincoglionito tutto insieme solo perché ha compiuto un anno in più, ha fatto il compleanno e ha messo un anno in più. Non esiste. Sarri comunque rimane un ottimo, un gran bel allenatore, preparato, e io vedo lo scagliarsi tutti addosso a Sarri, tutti addosso all'Odito, ma io penso che il grosso delle colpe sia proprio, oltre che lo dico, che il male della Lazio, e io lo dico sempre e lo ripeterò sempre, sono proprio i giocatori, perché non hanno dato mai quel pizzico in più per cercare di cambiare le sorti di una stagione ormai già scritta per la Lazio. Asso, io vengo in tuo soccorso e faccio presente e posso Fetini, mo ti faccio rispondere subito. No, una cosetta a volo. Le prestazioni della Champions League avvalorano quello che dice Asso, perché il signor Felipe Anderson col Bayern Monaco è un giocatore. Bravo, e ieri viene sostituito al fine del primo tempo perché te lo stavo dicendo perché è vero che la Lazio a Monaco perde 3-0, ma il primo tempo la tiene la partita la Lazio. Perché riesce a fare il primo tempo di Monaco e non riesce a vincere con l'Udinese De Cioffi, che è una squadra scandalosa? Io ripeto, Sarri c'ha le sue colpe, giustissimo, e soprattutto qui sotto che scriviamo, Sarri è un uomo, è un uomo vero, c'è qualcuno che è stato cacciato, qualcuno si è fatto cacciare, lui se n'è andato da solo da questo uomo sono vero. D'accordo, lui se n'è andato da solo da questo uomo vero, d'accordo. Lui è bello, piasse per culo, tocca portargli rispetto, perché ripeto, non so tutti i mali di Sarri, la colpa è di Sarri, capisce in cazzo, è una pippa, finché se famo sfotto è tutto bello. Ma Lotito è il primo indiziato, e il secondo indiziato sono qui 23 giocatori che sono a manica tolti 2, 3, 4 forse, e adesso sono tutti a manica di pippe. Ma però i tifosi della Aspetta, Ste, perdonami, però io non ti ho sentito di l'anno scorso che i giocatori della Lazio erano fenomeni. Se mi dici questo devi dire pure che l'anno scorso erano forti, perché sennò non legge il discorso tuo, scusa. L'anno scorso tu hai vissuto sulla falsa riga dell'ottimo lavoro svolto da Sarri, che ha permesso alla squadra di farla overperformare. Sono d'accordo con Stefano, ha overperformato e poi ci avevi un altri riconoscenti a Sarri, e poi Savic era
l'ha dimostrato l'anno scorso il 90% della Lazio, sai? Il 90%. Quante volte la Lazio è entrata in Champions League negli ultimi anni? Bisogna essere onesti. A quanti secondi posti ha fatto la Lazio nella storia? E oltretutto il discorso dei derby che contano, lo sappiamo. Cioè, Sarri su 6 derby disputati, porca miseria, ne ha 24 contro Mourinho, uno pareggiato e un altro perso. Perché a noi ci piace le bene la rosa della Lazio, che i giocatori forti si sono invecchiati e quegli altri sono giocatori mediocri. Questa squadra andava rinforzata e non è stato fatto né a giugno né a gennaio. Ma aspetta, ragazzi, i soldi della Champions, i soldi di Milinkovic. Ale, però fermate, quasi sempre a livello. Siamo tutti d'accordo che il primo responsabile è Lodito. Che devi dire che Ciro Immobile non può essere più attaccante della Lazio? Pedro, sono d'accordo, ma Ciro Immobile che stai a dire? Ha fatto l'anno scorso, c'ha 4 mesi di infortunio. Ma che sta a dire? Sono 2 anni che è finito. Star capolinea. Ma quale capolinea? Star capolinea, c'è state voi. Perché Ciro Immobile, se c'ha 34 anni e ha fatto per una vita 30 con stagione, evidentemente Ciro Immobile va supportato. Io non ti sto dicendo facile spara su Immobile oggi. Io non ti sto dicendo che Ciro Immobile è una pippa, ma tu ti stai accorando su un fatto che io non ti ho detto che Ciro Immobile è una pippa. Io ti sto dicendo, lui come Pedro, l'unico che si salva lì davanti sono due. Uno è Zaccagni, che è forte. È stato facile dare gli infortuni. E resto, purtroppo, non c'è più sta Lazio. Mai Zaccagni stanno, sempre Svernali davanti. Stanno a pia la pensione. Ma su questo non c'è piove, ragazzi. Un altro che sta a pia la pensione, su che determinati giocatori devono andare via. Io sono d'accordo con te. Io non sono d'accordo su Ciro Immobile. Punto. Poi tu certo. Immobile ha fatto una carriera importantissima, soprattutto sullo scatto, la velocità ad attaccare la profondità. Quando hai 34 anni e incominci a perdere un po' di velocità, soprattutto gli infortuni, perché gli infortuni a catena, infortunio un mese, poi rientri, fai un mese, poi degli infortuni, la condizione dell'Immobile non è mai stata al top, e oltretutto con gli anni i giocatori perdono velocità, è fisiologico, perché dopo i 30 anni si abbassa anche il sotto. Ragazzi, secondo me Augusto. Immobile ti ha dato tutto, è arrivato, ti ha dato tutto quello che c'aveva. Io sono di un altro pensiero. La Lazio, non quello di Faina, Immobile va supportato, ma non col cambio di modulo, perché Damiano Immobile andava supportato mettendogli due esterni, perché Zaccagni ha giocato mezza stagione fino adesso perché è stato male, e poi all'inizio stava a tre quarti perché non gli hanno rinnovato il contratto. Andava supportato Felipe Anderson, non ha mai giocato questa stagione, Isaksen non è pronto per fare la Serie A in maniera da titolare, andava supportato con un giocatore forte che attirasse attenzione, con gol nelle gambe, con qualità, titolare Domenico Berardi, che avrebbe agevolato Ciro Immobile compito. Perdonami. No, una notizia al volo, perdo. Indagati Furlani e il suo predecessore Gazzitis, ipotesi di reato ostacolo all'attività della FIGC, firmato il Corriere della Sera. Sì, ma perché? Aspetta, Dami, ti spiego. Io ti dico la notizia che uscita ora sul Corriere della Sera. Si dice che in realtà il Milan, cioè la Gazzetta riporta questo, il Milan è ancora di Elliot, il fatto che il Milan l'abbia dichiarato è grave, chiaramente. Riporto quello che ha detto la Gazzetta. Ma hai detto giusto, Andre. Il problema è che essendo ancora di Elliot c'è di mezzo Lille. E quindi ci sarebbe anche una questione legata al fatto che non puoi avere due proprietà. Comunque tutti i casini erano quelli che erano usciti poi all'epoca con D'Avanzo, Cerchione, la Blue Sky, da Report, tutte quelle questioni lì dove si sono fatti cause su cause, i proprietari attuali hanno sempre minimizzato, e invece poi i PM hanno continuato a fare delle indagini e oggi sono uscite con cose diverse. Dove io
Io sono malizioso su queste cose. Io voglio sentire Marco su Immobile, su tutto quello che abbiamo detto adesso. No, sono d'accordo con Augusto, andava supportato un pochino, comunque lui, cioè quest'anno è ancora il giocatore della Lazio che ha fatto più gol, anche se ne ha fatti solo 6, sono venuti a mancare anche i gol degli altri, è molto semplice, perché quando il secondo marcatore, Luis Alberto, ne fa 4 e gli altri esterni ne hanno 3 o 2 o 3 Zaccagni e 2 o 3 Felipe, alla Lazio mancano almeno 10-12 gol per la classifica, che magari gli faceva avere quei 7-8 punti in più. Poi 4-3 si fa con gli esterni, onestamente. Sì, poi, no, soprattutto se poi ce l'hai, perché Zaccagni è un ottimo giocatore, però ti è venuto a mancare. Però Marco, perdonami, però se Capello dice quello che dice non più di 5 giorni fa, no? Che gli no, dice ma quello a Sarri. Tanto c'è... No, quello a Sarri non gli puoi dire queste cose. Cioè, tanto a Maurizio è quella la sua idea, non la cambia, non varia, non fa... Però è un limite, Marco, perdonami però. Io credo che nel 2024 sia un limite per un allenatore non cercare delle soluzioni, no? È un limite sì, però è un limite per allenatori che stanno facendo un percorso da adesso. Cioè, Maurizio c'ha 64 anni. Crede molto in quello che fa nel lavoro quotidiano, infatti lui le coppe ne giocherebbe, per dirti, no? Cioè lui ha bisogno di lavorare 6 giorni per preparare una partita. Però è un altro limite, scusa Marco, perdonami. Ma lui l'ha sempre detta questa cosa, continua a dire e la ripete di continuo. Di fronte al fatto di non aver avuto tutta la rosa a disposizione, il tempo per poter lavorare, non ha ottenuto risultati, ha alzato la mano. Ma poi se vi dico la mia, per me la società Lazio ha messo nelle migliori condizioni Sarri, non facendo mercato a gennaio, perché a gennaio la Lazio non si è presentata al mercato, cioè, doveva prendere un giocatore e poi ci è andato, no? Ma non conoscevano, cioè, non conoscevano neanche quel giocatore, perché non ho capito come andava. Clark Kent. Sì. Ok, bravissimo. E cioè, di fronte a questa situazione qua, cosa ha fatto? Allora, se le cose andavano bene, Sarri è un fenomeno. Se le cose vanno male, Sarri si dimette, ma Maurizio ne esce benissimo. Maurizio oggi è uscito da Dio. D'accordo, sto d'accordo. Marco, io ti dico una cosa, ma sì, secondo te, no, la soluzione sì, De Faina è sto cambio di modulo, ma i giocatori della Lazio giocano tutti nel loro ruolo naturale, cioè, non è che giocano fuori ruolo, cioè no, però, sono tutti esterni, però punte, cioè, tu dici la soluzione è mettere 5 giocatori fuori ruolo? Perché così ne metti 5 fuori ruolo. Non è una questione di fuori ruolo. È che magari uno dice affianco una seconda punta vicino a Ciro, cioè per dirti, io ieri a un certo punto ne avrei tolto Ciro, avrei messo un altro vicino a Ciro in maniera tale da chiudere la difesa dell'Udinese e lavorare molto più liberamente con gli esterni e con l'appoggio. Castellanos può entrare un po' proprio a giocare a pallone, cioè può proprio entrare, dai. Ma ieri è entrato Castellanos, cioè non è che Il giocatore c'ha paura della palla. Però ecco, magari quello che dice Capello oggi, che ne ha cambiati 3.000 di moduli, perché vi dico, Capello il 4-4-2 con noi a Roma faceva 3-5-2. Un 3-5-2 anomalo con Del Vecchio larghissimo a sinistra, Batistuta prima punta, Totti andava a spasso dietro le punte. E Almina faceva 4-4-2 classico, cioè, lui dice a un certo punto quando le cose non vanno prova a cambiare, ma a Maurizio questa cosa non gli va giù, cioè Maurizio ha quell'ordine di campo e va mantenuto per sfruttare poi i giocatori. Il problema è che se c'hai, come dici, Berardi o Isaksen lì, è differente, se hai Lazzari sempre è differente. E Ciro ha avuto un sacco di infortuni e è stato sostituito da Castellanos. Scusa Marco, c'è una notizia sempre sul Milan, riportata da Sportface. Ma che sta a succedere? Milan, l'ipotesi degli inquirenti è che il club rossonero sia ancora nelle mani di Elot e non di Redbird. Se questo scenario fosse confermato, il club rischierebbe anche sanzioni sportive a livello FIGC, a livello UEFA. Cioè, ci hanno cagato un cazzo una vita con dov'è il cinese, dov'è Zhang, in prigione, e poi roba... sono quello che sono sempre stati. Una vabbè, manica stanno di controllando zanza. Sì, sì, stanno controllando. Ancora, sì, sì, sì. No, Dami, se... io non sono manicaro, io ho vissuto a Tangentopoli, dico che questa non è un'inchiesta che nasce oggi, questa è una roba che arriva da molto dietro, attenzione. Enrix, ne approfitto... Devi far vedere una cosa che ti ho mandato su Instagram, poi andiamo con l'inno. Su Instagram o su WhatsApp?
Come andiamo WhatsApp, con Linno? Su WhatsApp, poi andiamo con Linno e poi te lo dico io. Ok. Vai. Rapido, perché sennò qui... Cosa succede? No. Un attimo. Non si può dimenticare. Mamma mia. Io dico... 1-2 Lucca. Ammazza che chiamata, oh! Andiamo con Linno! Ammazza che chiamata, oh! E da qui, dai controcalcisti di questo canale, per questa prodezza, dove tutti vedevano Lazio vincente al massimo mix, Lasso credeva in Lucca, proprio lui, Lucca! Voglio un'apoteosi, quanto stiamo? 80 tu sappi, ne voglio 150, adesso, adesso! Chiaramente adesso vedremo. Oh, scusate, stavo ricondividendo la live. No, Dami, se mi dai un attimo, ci può volere un momento, però è uscito tutto quello che potrebbe aver fatto il Milan e secondo me è giusto leggerlo anche per fare informazione e per parlarne insieme alla chat. Vai. Ci vuole un attimo perché è un bel po' di righe, però ve lo leggo. Allora, rischio sanzioni sportive UEFA. Lo scenario, se fosse rafforzato dagli esiti, chiaramente quello riguardante Elliot, delle perquisizioni odierne nelle sedi del Milan e delle case... Lo vedi? Eccole la mia chiave! Principe! 25! Allora, cavaliamoci! Vai! Il principe! Il principe! Principe! Grazie Alessio. Marco, ma scusate, Marco Jack. Grazie Marco Jack. Da Roma. Che amico noto. Io c'ho la maglietta di Lukaku, amico mio. Come c'è la maglietta? Da c'ha noi, c'ha la maglietta di Lukaku. A proposito, poi a fine live parliamo di Stefano. Alessio, io c'ho la maglietta per Lukaku, che qui non so che ce faccio, ce l'avevo il pavimento. Una richiesta però è stata fatta, meno 38 e ci siamo. Meno 38. Ma noi gliela consegniamo io e te la maglietta Alessio Piacentini? Sì, Lukaku. Vediamo, chiaro, vediamo a fine mese come donator starà, però sta andando bene, insomma. Comunque, però sì, assolutamente. Leggo, Dami, perché faremo, ripeto, un incontro, Asso e Daiale daranno la maglietta qualora fosse ad Alessio Piacentini. Allora, appunto, rischio di sanzioni UEFA, qualora lo scenario fosse rinforzato agli esiti delle perquisizioni odierne della sede del Milan e... delle case degli indagati, nonché dei sequestri dei loro telefoni e computer, non soltanto avrebbe aggirato le norme sulle comunicazioni obbligatorie del Milan alla FIGC, ma avrebbe anche violato l'articolo 5 del regolamento UEFA, quello che nelle coppe europee vieta che chi controlla già una squadra possa avere influenza pure su altri club iscritti alle medesime competizioni. Questo, vabbè, l'abbiamo detto, situazione nella quale si troverebbe il fondo Elliot con il Milan perché ha già un'influenza dominante, anche qui attraverso la leva di un Grazie, grosso Luca. Credito di poco meno di 200 milioni su una squadra francese pure iscritta alla Champions League, il Lille. Un reato proprio. Mentre sono indagati gli amministratori delegati Rossoneri, Furlani e Gazzidis, non lo è il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che, se davvero ci fosse stata ai piani alti del Milan la scelta di violare la legge, non ne sarebbe stato logicamente estraneo. Ma l'ostacolo alle autorità vigilanti, in questo caso alla FIGC, che ha natura pubblicista, è un reato proprio, di quelli cioè che possono essere commessi soltanto da chi in un'azienda rivesta determinate cariche deputate per legge a quelle specifiche comunicazioni. E a questo tipo di comunicazione alla FIGC spettano in una squadra appunto non al presidente ma all'amministratore delegato. Il precedente contenzioso con Blue Sky, questa volta nell'inchiesta milanese, prescinde dalle recriminazioni e dall'aspro contenzioso giudiziario innescato da mesi da Blue Sky, il fondo dei finanzieri Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo, già socio di minoranza del Milan attraverso i veicoli lussemburghesi Project Red Black e Rossoneri, 5% di Blue Sky e 95% di Elliot, usati prima nel 2018 per subentrare all'inadempiente cinese Yonghong Li e poi nel 2022 per cedere il Milan a Redbeard. Blue Sky da tempo lamenta infatti di essere stato tagliato fuori dalle scelte proprietarie di Elliot, e l'anno scorso aveva anche chiesto al Tribunale Fallimentare di Milano di aprire una procedura di liquidazione giudiziaria nei confronti delle super società di fatto asseritamente partecipata alla società lussemburghesi Project Red Black e Rossoneri Sport. Ma che stava un tribunale, è importante, Asso, perché sono cose serie. Ma lo scorso 17 novembre i giudici Macchi, Barbieri, Rossetti avevano dichiarato il difetto di giurisdizione italiana in relazione al presupposto di questa causa, e cioè l'asserito centro degli interessi principali del debitore. Il rigetto che un portavoce del fondo Elliot aveva accolto con soddisfazione ma senza sorprese per solo uno dei numerosi contenziosi frivoli e vessatori avviati da Blue Sky.
Ora invece i PM milanesi sembrano muoversi su altre autonome basi, a cominciare dalla relazione trimestrale del Milan inviata il 27 maggio 2022 alla FIGC, che non faceva alcun cenno al fatto che appena 24 ore prima fosse stato sottoscritto il preliminare di vendita del Milan, per di più sbianchettando dal verbale di assemblea la parte in cui il rappresentante di Blue Sky chiedeva se fossero vere le voci di vendita. In più, anzi, un documento trovato... Minchia, ragazzi, ma è gravissimo, eh? In più, anzi, un documento trovato dagli inquirenti nello studio legale Legans Associati dimostra che, nei mesi precedenti, Gordon Singer giurava non ci fossero trattative per la vendita del Milan. Non diceva il vero al socio di minoranza Blue Sky perché, esatto, almeno già da fine 2021 aveva iniziato a contattare Redbeard, a contrattare con Redbeard i termini della... Alessio Piacentini! Grande Alessio Piacentini. Meno 25. Grazie Alessio. È quasi finito, chat, manca l'ultimo paragrafo. Studiando poi le ufficiali... Aspetta, però spieghiamo una cosa. Intanto grande Asso che chiama Alessandro. Bravo Asso. E no, diciamo che quello che tu dici, sai, è quando c'è una società, la dico in soldoni, il socio di maggioranza è comunque... ha il dovere di avvisare gli altri soci e dire: guarda, sto vendendo, ti interessa? Così come, non so, il proprietario di casa, se mette in la casa in vendita, è obbligato a chiedere a chi c'è dentro, all'inquilino, ti interessa? Ci sono delle... Se invece tu dici no, io non sto vendendo, poi vendi, stai saltando un passaggio legale, da verbale, quindi tutta una serie di robe che sbianchettate, no? Sì, quella è la cosa che mi ha stupito di più, Fabio, e che sinceramente mi spaventa di più, però finiamo di leggere. Studiando poi le ufficiali catene societarie di controllo del Milan dopo il teorico passaggio di proprietà rappresentate man mano al consiglio di amministrazione del Milan, alla FIGC e alla SEC, gli inquirenti rilevano tre singolarità e incongruenze. Una sta nel fatto che in cima alla catena di Gerry Cardinale apparisse in realtà non una sua azienda, ma una sigla societaria collocata nel Delaware allo stesso indirizzo di due società che per conto del fondo Elliott avevano la maggioranza della società acquisita per, usata per acquisire il Milan, Project Red Black. Così come dalle carte depositate alla SEC, parrebbe che gran parte della tranche di soldi usati dal fondo Redbeard per comprare il Milan sia venuta da una società non riconducibile al fondo Redbeard. Ragazzi, è un casino. Ok, mi sto preoccupando sinceramente. Ah, da quale serie riparti? Da D a C, da dove riparte? Quanto si riesce a intuire, il documento più nuovo di tutti, uno scritto interno al Milan, finito in mano agli inquirenti, non si capisce come. C'è qualcuno che ha cantato. Una sorta di presentazione dell'attuale assetto del Milan, preparata per i colloqui avuti dalla dirigenza del Milan nelle settimane scorse con potenziali acquirenti investitori arabi. Quindi qui si potrebbe andare con l'inno. Il fondo B. Esatto. Dalle interpretazioni di questo documento, la GDF trae la convinzione che appunto l'influenza dominante sul Milan sia tutt'oggi non di Redbeard, ma ancora di Elliott, e che di questo controllo di fatto la chiave sia lì da sempre curioso Vendor Loan Agreement, sottoscritto tra Elliott e Redbeard all'epoca dell'apparente vendita del Milan nel 2022, cioè lo strumento di emissione di prodotti finanziari con cui il venditore Elliott aveva prestato 560 milioni al tasso annuo del 7% al compratore Redbeard, che di tasca propria aveva invece versato cash 600 milioni per raggiungere il complessivo prezzo di acquisto del Milan di circa 1,2 miliardi di euro. Andrea, scusa, puoi rilassare? No, poi c'erano nuovi idee, capisci? Puoi rileggere tutto che non ho capito. No, non credo. Ma il problema è che, cioè, io ti presto i soldi per comprarmi la casa e in più lascio i miei uomini dentro. Questo casino, ragazzi, io certe cose... Allora, intanto non sono... No, maestro, però non mi fare le lezioni etiche, perché siete l'unica società con un miliardo di debiti senza un presidente che però non ha nessuna indagine al riguardo. Io adesso mi chiedo come sia possibile che il Milan viene indagato e l'Inter invece con il suo miliardino di debiti, senza un presidente, sia lì così tranquilla, ok, senza nessun tipo di problema, senza nessun problema, non è questione di legno, è questione di fattualità. Perché se permettete, io vedo degli illeciti costanti comunque da parte della società che non mi... Ma se libera un altro posto in Champions adesso è probabile. Probabile. Vero, sì. Andiamo con l'Inno, amico mio! No, non andiamo con l'Inno. Dove sta Cohen, quel sacco di lumache? Dove sta Cohen? Bello! Ma ragazzi, fuori dai coppe minimo, dai. Allora, aspetta un attimo, Ene, c'è un profilo Twitter che si cioè che con chiaramente fake, che sta mettendo delle notizie false, chiaramente non sono io, già ho provveduto
a dare da, tutto ma magari in mano all'avvocato. Si chiama proprio Damiano Erfaina? Sì, proprio uguale a me con la mia, okay, con la mia foto. Già tutto no, all'avvocato. No, dedica Avellano, schifo, perché poi... Vabbè, Corella, scusa, la mia. No, sì, già, già fatto. Perché scusa, che è successo? La spunta è registrata, il marchio è registrato. La spunta, no, ma la spunta lo possono fare su Twitter, cioè. No, no, però hanno messo la stessa foto, hanno messo pure... Non si può fare il furto di identità. No, poi mi prende pure a male, dedica Avellà, perché hanno scritto, hanno nominato Sinisa Mihajlovic. Una cosa brutta, guardate, ragazzi. Brutto, e allora mi sa che te devi tutela bene la mia perché. No, una cosa brutta, veramente, ragazzi. Io chiedo scusa, chiaramente non so io. Segnala sul tuo, adesso lo faccio. Vabbè, comunque, no, ragazzi, dicevo, per me, onestamente, non pensavo, ma ho letto le cose di cui effettivamente potrebbe essere indagato il Milan e mi sto un po' cacando sotto, sono sincero, da tifoso, questa è la dimostrazione che purtroppo siamo in mano a delle persone che non meritano di avere il Milan. Mi rimangio tutto quello che di bello avevo detto su Cardinale, che sembrava... Credo, ma te l'ho detto io, una in fondo e l'altra in wood. Mi sembrava un presidente... Fatalità, fatalità, escono le notizie pif e poi sta perquisizione. No, 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 ma è chiaro che stiamo cercando di fare vendi. E, onestamente perdo tutto il rispetto nei confronti di Jerry Cardinale, di Furlani, di tutte le persone. Ma no, vabbè, ma se ti aspetto all'Olimpico per tirare una il giudice che a volte ci sono state, poi qui c'è Augusto che ci sono state delle inchieste, però ragazzi, troppo drastico, raga, non è successo ancora un caso. No, 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 ma a prescindere, a prescindere il bianchetto sulle carte e il non comunicare ai soci, Andre, a me fa schifo. Aspetta, tu devi fermarti, perché io certe robe le so da una vita, e il primo, la prima roba su cui concentrarsi è stato il discorso di Jung Lee. Carte antigua, robe che chi deve sapere sa, ma sono robe che arrivano dalla quella politica. Quella è colpa che... di Berlusconi, poverino, non c'è più da però, quella colpa è sua. Io non dico nulla, io non do colpe, io dico... No, nel senso Fabio, che non ha venduto oggettivamente a una persona affidabile, quello è un fatto, non è che lo dico io, si è dimostrato così. Che fosse una persona che in realtà nessuno conosceva, questo è stato acclarato. Poi si creano dei meccanismi, e Report spiega il post Berlusconi. Queste ultime cose invece per me sono robe che non lo so, mi sembra una cosa molto mediatica. Tu lo sai che anche tanti magistrati col calcio si danno visibilità, non lo so, però sicuramente Blue Sky c'è dentro, perché D'Avanzo, Cerchione, che hanno provato in tutti i modi, no? Sì, avevano già fatto e tra l'altro qui manca la cosa, ragazzi, ma Galliani, vabbè, dai, infatti c'erano due società. Ci si aspetta il comunicato dalla società, dovrebbe uscire il comunicato dal Milan. C'era la King George. La King grazie George, Daniele, la grazie Anto. King George, lì non ci sono menzionate la King George e la Genio, perché la Genio era Savicevic, che era il calciatore preferito di Galliani, e l'altro, la King George, era UEA di Berlusconi. Anche quelle, per esempio, manca un pezzo anche lì. Comunque, per ora, Augusto, che è successo per ora? Sono indagati. Grazie, Vingone. No, ma attenzione, al momento non è niente. Allora, il discorso è che dal punto di vista legale al momento non ci stanno ripercussioni. È chiaro che però per la giustizia sportiva potrebbe acquisire la documentazione. Marco Ostro, grazie. Dalla magistratura ordinaria. Meno 12. Che tempi ha la giustizia sportiva? No, la giustizia sportiva è molto più breve, però dipende poi di che cosa ha, diciamo, di che documentazione hanno. Onestamente, con quello che mi avete detto, sinceramente è difficile pure capire che c'hanno in mano e quali sono gli sviluppi, sinceramente, perché è una questione che non è semplice dal punto di vista sportivo inquadrarla in una violazione, sinceramente, ecco, vorrei capire pure qual è, dal punto di vista sportivo, qual è, se tu c'è un proprietario che è occulto, cambia, cioè, dal punto di vista sportivo che cambia, onestamente, non saprei che dirti, ecco. No, beh, scusa però, la federazione ti richiede i dati dei nuovi proprietari, devi trasmettere comunque. Sì, però deve essere pure accertato, questa è l'ipotesi della procura, che però... Allora, attenzione,
faccio una distinzione, non è che il Milan ha un proprietario di fatto che sta scritto in un libro nero. Grazie, Armando. Hanno mandato documenti falsi dove dicono il proprietario è Bergomi. No, il Milan formalmente è di Fabio Bergomi, però in maniera indiretta è di Daiele. Questo è quello che ci dice la procura. Ora, la FIGC c'ha in mano il documento ufficiale che dice che è di Fabio Bergomi. Dovrebbe appurare, in base alla documentazione che c'ha la procura, che è di Daiele. Ma qualora l'appurasse, dipende pure in che termini, la violazione, se ufficialmente è di Fabio Bergomi, quale sarebbe? Io, cioè, in questo momento, ma mi devo studiare un po' le cose, perché onestamente non so più, perché non è una cosa, cioè, onestamente non è una cosa che vedo che ci sia un illecito sportivo se dal punto di vista ufficiale di Fabio. È la cosa dell'IL, esatto. Oh, ok, però potrebbe esserci una cosa lì, però forse la cosa che mi viene in mente è il perché fai questa cosa, che potrebbe nascondere dietro degli illeciti dal punto di vista amministrativo, che altrimenti non ci avrebbe senso di una società piuttosto che un'altra. Cioè, quindi bisogna capire pure bene come magari tu la imputi a Tizio piuttosto che a Caio, perché in quel caso ti conviene a te per quanto riguarda il prestito, le condizioni, dal punto di vista di come giustificare la mia cosa. Però onestamente io, da quello che ha letto un po' Enerix, cioè, a parte che l'ho sentito mentre leggeva Enerix, non è il massimo, lo dovrei leggere bene. Ma porta rispetto. Non è semplice da capire, onestamente, ecco. Boh, non lo so, io quando sento di perquisizioni di telefoni, documenti, Rocky, cago sempre. Brocchi mi dicono che non è a Formello, No, ma tra l'altro Sky parla di Brocchi e subito dopo Close. Per ora lo esclude, sembra, il nome di Rocchi. Vabbè, tanto uno più Rocchi, uno Brocchi, Brocchi, non ho capito, scusami. No, Sky parla di Brocchi, di un contatto tra Lotito e Brocchi, e poi in caso Close. Aveva inizialmente detto Rocchi, ma adesso non ne sta più parlando. Io metterei Brocchi, tanto uno più uno meno nella Lazio. No. Io credo non che ha fatto molto ridere. Peppe Di Stefano parla di forte tensione tensione a casa Milan. Io credo che Lotito voglia provare a mettere dentro Close, che è il nome più spendibile. Però dipende se Close si può mischiare in questa situazione nella quale c'è solo da rimettere. E ricordiamo, cioè, Close non è che è tifoso della Lazio, onestamente. Però scusa, se ha detto in Champions tifava Lazio, sì, contro il Bayern, ho capito. Magari tifava contro il Bayern Monaco. Cioè, onestamente tu ci verresti col nome di Miro Close qua per 3 mesi in mezzo a sta cosa? Per fa che? Tanto sai che poi magari non ti rinnovano. Solo per parare il culo all'Odito? Perché così mettiamo tutto a tacere, perché poi alla fine questo è, cioè, secondo me si dovrebbe partire da questo, che questa situazione qua non era preventivata dall'Odito, perché ovviamente c'è nemmeno un allenatore sotto mano in questo momento, e questa è l'ennesima dimostrazione della gestione. Grazie Barolello, grazie Michi. Tu parla di contatti con Tudor, però Tudor gli vuole un anno e mezzo. Ma Tudor già ci avevano parlato a suo tempo, te lo do per certo. Arrivo subito, un secondo. Però Tudor non vi fa il traghetto. Ma poi Tudor fa la difesa a 3, deve pure un po' rivoluzionare. Ma lascia perdere, perché secondo me. Matteo Moretto, 39 secondi fa, contatto in corso con Igor Tudor. Quello è il discorso. Secondo me è chiaro che adesso stand up e tentativi, e secondo me è la cosa proprio che fa. È la ciliegina sulla torta che fa capire come questa gestione della società di quest'anno sia stata una gestione totalmente fallimentare, perché non è riuscita a preservare quello che era quanto di buono fatto l'anno scorso, l'entusiasmo che si era ricreato, la cosa, per i soliti errori di presunzione, per i soliti errori di fare le cose all'ultimo momento e per non aver capito che a gennaio la squadra andava rinforzata. Se fosse arrivato un bel giocatore a gennaio, secondo me la situazione sarebbe totalmente diversa oggi. Scusate chat, mi è scesa un po' di depressione, sono sincero con voi. La depressione, sei troppo grande, D'Andre. Grazie Lisera. Allora, per concludere il capitolo Lazio, e forse fra un po' avremo aggiornamenti, per concludere il capitolo Lazio, io voglio da ognuno di voi un allenatore che secondo voi potrebbe fare il traghettatore. Parto con Marco e poi tutti in fila agli altri. Close può fare il traghettatore. È fermo, ha fatto un'esperienza l'anno scorso che è stata comunque negativa. Tornerebbe la Lazio, ma l'ha già confermato più di qualcuno che lui ha detto che tornerebbe. Un po' come De Rossi, Marco. Beh,
se fosse lui la scelta per la piazza, un po' sì, esatto, sì, 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 per la piazza. Chiaramente. Poi da lì a fare quello che ha fatto Daniele ce ne vuole. Quello è chiaro. Io dico Tudor, dami, non lo prenderei come traghettatore, chiaramente. Però Tudor, secondo me, no. Se viene, non viene a fare il traghettatore. No, non viene. Ma secondo me creare un progetto con Tudor non sarebbe male per la Lazio. Cioè, non facciamo passare che Tudor sia un allenatore scarso, secondo me. No, ma il problema è un altro. Il problema è che Igor Tudor, pur essendo un allenatore emergente, per lui la Lazio è l'apice di quello che ha allenato. Perché poi ha fatto che Verona, non so, che ha fatto Marsiglia. Quindi si farebbe andare bene di nuovo quello che lo Tito gli propone. Cioè il pericolo che tutti noi tifosi della Lazio sappiamo è che se viene un signor sì... Me dai, non va bene con lo Tito, Tudor, Augusto. No, ci ripresenteremo l'anno prossimo al solito con giocatori di... livello o di pedigree sicuramente, ecco, dubbio. Poi magari a volte escono le ciambelle col buco come Milinkovic, come Luis Alberto, però dovremmo andare sempre a cercare il fiore dentro al cespuglio e non andremo sicuramente su giocatori di prima fascia come questa società, ma questa squadra ha bisogno, perché bisogna rinvigorire quella che è il pacchetto di titolari. Io prenderei, sai chi? Quello che ha sempre detto Damiano, il football, Mazzarri. No, un po' meno copiare perché già c'è il contratto. A parte che non lo può prendere. Io invece mangerei il pollo con le mani, no. Prenderei Rocchi fino a giugno e poi grazie Paladino. Paladino che secondo me per la Lazio, per lo Tito, è perfetto. No, e lo Tito per la Lazio, lo Tito. No, guardate come gioca a pallone il Monza e poi per il Monza è una squadra che per valori assoluti è una squadra che deve lottare per la salvezza. Sta là proprio perché gioca a calcio, datemi retta. Abbiamo capito. Però il Monza è anche una realtà dove allenatore, dirigenti, società lavorano tutti insieme, tutte le scelte sono fatte insieme. E se Raffaele deve prendere una decisione forte, la condivide con tutta la società, tutti alla fine trovano un punto comune per portare avanti le cose. Non è facile poi venire qui alla Lazio e riportare lo stesso piano di lavoro che poi si sta facendo Raffaele lì al Monza. Poi comunque al Monza c'è Gagliani, non c'è uno scemo. Cesare ha lasciato Formello. Quesito per Augusto e Damiano: se prendono Rocchi, come dice Alessio, è cominciato a mangiare pollo che le mani, ma se Rocchi si sbaglia e te fa vincere la Coppa Italia, ma in Champions te ci porta Europa League e te chiude la Coppa Italia, che fai? No, non va bene. No, per tutto il bene di Tommaso Rocchi, ma non... Pink Table! Grazie Pink! Allora. Pink Table! E vogliamo... Meno tre! Vogliamo tornare, cioè, allora, il discorso è questo, tu con Rocchi prendi e lanci la monetina e speri che te casca, no, testa o croce, ma speri che te casca in verticale, perché non sai proprio quello che è, non ha mai allenato solo gli Under 14... Non parlate di un allenamento completamente diverso, dove fai più che altro come si dice, addestramento, non fai formazione ai giovani, ecco, quindi stanno... Però mi sembra sveglio a me, ma nessuno lo mette in dubbio, Daiale, però stai dando la mano a una squadra che c'ha magari ambizioni importanti. Siamo arrivati, Damià. Oddio, Boccino! Grazie, Boccino. Il grande asso. Grazie, ragazzi. Grazie, Pink Table. Siamo andate pure sopra, Damià. E a 200 famo la maglia oggi, vai, sti cazzi. Essere passato da Sarri, che ha vinto l'Europa League, ha vinto il campionato italiano, è allenato la Juve, allenato il Chelsea, allenato il Napoli, a prendermi Rocchi, che non ha mai allenato, onestamente mi sembrerebbe un downgrade. Cioè, poi può riuscire sempre la magia, però... Io credo che questa società va fatto una programmazione seria, non vada fatta sempre una scommessa, cioè, perché le scommesse poi alla fine a volte, quando non pagano, poi diventano disastri. Il press! Grazie, press! Sei muto, Damiano, sei muto! È il press! Ma dimmi la verità, ma tu come vedi Tudor con lo Tito, Augusto?
carattere Tudor era pericoloso. No, ma non è che secondo me Lotito non è manco male come presidente per gli allenatori, perché Lotito non l'avrebbe manco cacciato Sarri. Il problema di Lotito è che poi però non riesce a gestire determinate, cioè, perché siccome fa tutto lui, ma ti pare che oggi Lotito non sta a Formello, che sta arrivando adesso. Cioè, il presidente, che è quello che gestisce tutto, perché poi non, a Formello comanda solo Lotito, quindi se tu devi comprare le forbici, Lotito decide, tu non puoi manco comprare le forbici, e devi stare là oggi, non puoi, cioè questo se ti mette tu non stai là, questo parla magari con la squadra e tu non stai là. C'era qualche riunione politica oggi magari. Lo so, ho capito, però allora non puoi fare, allora deleghi, prendi un direttivo coi coglioni, un club manager coi coglioni che sta là e comanda e lo deleghi e dice aspetta presidente, sì comandi tu, però qualche cosa fammi. Una cazzata pure è stata fatta con Angelo Peruzzi. Angelo Peruzzi era perfetto per il club, secondo Peruzzi me. Peruzzi se ne va perché non aveva margine nemmeno per comprare un paio di forbici. Ed è gravissimo. Alla Lazio secondo me serve un dirigente di livello così. Io Fabiani non lo conosco come DS, però serve una figura... No, ma... dai Ale, il discorso che non è nemmeno la figura, se non ti fa fare niente è quello, tu ci puoi mettere pure, che ne so, Roberto Baggio, però Tare mi sembrava molto più operativo, ma Tare aveva la sua attenzione, Tare aveva la sua operatività in determinate cose e poi Tare dopo 18 anni c'aveva qualche licenza in più su determinate cose, però poi svariava pure in dei compiti che non erano i suoi, Tare. Cioè, perché si prendeva pure libertà da altre parti dove non erano compiti suoi. Però dopo 18 anni, diciamo, uno che... Però se tu... Cioè, il problema è che la società di Serie A non può essere un presidente che fa tutto e i dirigenti che fanno solo i passacarte. Ma io vedo... Ma butto là. Ma un dirigente tipo come Paolo Di Cagno, no? Palazzo. Lui c'ha Radu sotto mano che lo vorrebbe inserire, sì. Però questi devono avere... Questi per andare lì, li devi far fare, li devi far decidere. Non ti viene nessuno a... prestare la tua immagine per sottostare a quelle che sono le tue decisioni, Ale. La fila ci sarebbero mille giocatori, ci sarebbe Signori, come dici, come Radu, Lulic, ma ti pare che... Ma lui c'ha una anche Lulic come figura per voi, no? Io ti faccio un esempio, lui c'ha una figura pulita che è legata alla Lazio degli anni del 74, che è il figlio di Maestrelli. Ma perché non coinvolge? Ma non la metterà mai lui sta gente. Non la metterà mai perché lui vuole essere padre e padrone. Bra. E questa gente non si va là a prendere lo stipendio perché non c'ha bisogno. Cioè, Di Cagno, non è che c'è Peruzzi, non è che c'ha bisogno per campato lo stipendio del Grazie Daniel. E quindi non ci va a mettere la sua immagine a una cosa che non è sua. Comunque hai detto che Tare faceva come gli pare, ma Tare non faceva come gli pare, eh? No, però era quello che c'era pure te. Fare rispetto agli altri. Beh, te credo 18 anni, qualche cosa okay, potrà, per quello che io ti dicevo, se va via lui devi prendere qualcuno più forte, perché no, un altro è un signor chiunque. Tu chi te pare, ma glielo devi dare spazio di libertà, non puoi... Ma, su questo sono d'accordo. La Lazio non prende i giocatori a luglio, i primi di luglio, perché lui sta a fare la campagna politica in Molise. Ma te pare che Sarri deve andare a una squadra perché lui sta in Molise? Poi Molise, è a California. Il Molise allora, è piccolo così, sta. Siccome io... Vabbè, ma non si doveva aspetta votare. Un attimo, maestro, siccome io devo salutare Marco. Marco, mi fai un'apertura su Barcellona-Napoli, su che partita aspetti, se il Napoli possa passare? Ma io credo che il Napoli ha tutte le possibilità di passare al turno, un po' perché a mio avviso il Barcellona è sceso tanto rispetto al Barcellona che conosciamo, anche se è una squadra che ha tanta qualità, molti ragazzi però sono giovani, in campo ci stanno anche dei 2007 che hanno qualcuno neanche 17 anni, però il Napoli sta ritrovando le certezze e le sicurezze che aveva da Spalletti. Ciccio è stato molto bravo, Calzone è stato molto bravo a riportare un po' le certezze ad alcuni giocatori e secondo me poi di conseguenza tutti gli altri si sono accodati e si sta vedendo. Poi partite come queste ti caricano, cioè alla fine secondo me c'è solo il Barcellona da rimettere, il Napoli ha solo da guadagnare, quindi a maggior ragione ha tutte le possibilità. Poi me lo auguro anche per un discorso, diciamo, di calcio italiano, perché sappiamo bene che le italiane in Champions giocano contro le spagnole e se dovessero passare il turno tutte e due vanno un po' a chiudere il discorso del quinto posto, perché se tagliano due squadre spagnole dalla Champions e comunque fanno punteggio,
se invece non dovessimo passare né col Napoli né con l'Inter, la Spagna inizia a insidiare un po', facendo punteggio le posizioni che ci servono per il quinto posto. Dami, stai dormendo? Sì, no, un attimo, frate, sto a risolvere sta cosa. Vabbè, frate, sti cazzi, sei già passato tutto, basta. Un attimo, sto a finire, manda, vai, date voi, vai, continua. Ma com'è il profilo? Puoi, perché ne hai parecchi su Twitter. Infatti, di qual è il profilo, frate, che lo segnaliamo in massa. No, no, ma l'hanno, credo l'abbiano buttato giù, eh. Sì, infatti, ma è quel Damiano Coccia? No, no, Coccio? No, è Damiano Erfaina, frate. Sì, aspetta, un conto è il nome che c'è sopra, quello c'è sotto, su Twitter. C'è no, Chiocciola, no, 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 è Chiocciola Erfaina 1988, il mio. Questo profilo già non c'è, sì, più. So. Già l'hanno questo eliminato, non lo so che cazzo è successo. Ce n'è solo una marea qua sotto. Ce n'è, c'è il tuo e poi ce n'è uno che questo... Comunque si chiama X, né, più Twitter. Bravo Marco, bravo. Comunque, ringraziamo Marco. Hai visto però Damiano, cosa ti ho detto? Che è una fogna quel posto lì. Ma cosa che si chiamava X? Da quando X? Fatemi salutare Marco che deve andare via. Grazie Marco, come sempre. Grazie a voi. Buona serata. Ciao ragazzi. Ciao Marco. Ciao, ciao, ciao. Dai, ciao. Roma, dai, Marco. Ma veramente si chiama X, Fabio? Ciao Marco, ciao. Allora, si chiama X, da 5 mesi si chiama X. Manco lo sapevo. Ma dai, come no, Ale? Sì, l'hanno eliminato. No, l'hanno eliminato. Me... allora basta, fratello. No, 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 ma tanto già abbiamo il link dell'URL. Quindi è a posto. Comunque volevo dare notizia sul Milan, ma... boh. No, che? Dai, non te la fatto, senti? Vabbè, esatto, dai, sono arrivati 162 sabbi. No, bravo, quello che è successo, che ne so... Grazie ragazzi per averlo segnalato, grazie mille. Andiamo? Vai. Dallo, dallo. Allora. Sì, ma serve una musica, una cosa. Ma frate, ma che musica? Adesso in depressione. Ma quelli del Milan però... poi non donano, qua ma sono gli interisti che donano. È morto l'AC Milan oggi, frate. Oggi muore l'AC Milan. O ci salvano gli arabi o siamo morti. Finiti. Poi giocate sabato è brutto, mamma mia. De sabato pomeriggio è tre. Ma ogni volta che ci rimette una stella, cazzo, il Milan retrocede. Ma... comunque, Andrea, metti questa musichetta. Me ne da piangere, ragazzi, giuro, sto di merda, sto. Ma calma, ma no, ha ragione Augusto, cioè, il discorso è più, per me è più sportivo che... cioè, nel senso, se c'è uno e non c'è l'altro, vabbè, non l'hai comunicato, a livello sportivo pagherai, ma non è un reato, cioè, nel senso... E come non è un reato? Esclusione dalla UEFA, oh. Esclusione no, dalla UEFA. No, 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 certo, non è una cosa... però io dico una cosa, scusa... ma uno può dire, cioè, come se uno dice: guarda, faccio un esempio, questa ditta è mia, questo negozio, questa macelleria è mia. Ma dopo un po', non è una bugia che può andare avanti, perché una volta l'agenzia di entrate, una volta chi ti fornisce le cose, una volta il socio, una volta chi ti vuole comprare, una volta così, uscirà da qualche parte un verbale in cui tu poi sbianchetti, cioè. A quei livelli è una bugia con le gambe corte, anche perché la gente parla, siamo nell'epoca delle medie. Scusami Fabio, Rocchi ha condotto il primo allenamento, Tommaso Rocchi ha condotto l'allenamento di oggi, poi non so se sarà lui l'allenatore, ma Tommaso Rocchi ha condotto l'allenamento di oggi. Questa è una notizia. Lo riporta Cronache Tweet. Vai Ale, dai la notizia. Allora, oggi mi hanno dato questa notizia qua, c'è una conferma su Thiago Motta che ha l'accordo totale con la Juventus, ma nelle ultime ore si è inserito con forza di prepotenza il Milan e Thiago Motta sta valutando perché il Milan si è inserito veramente forte sull'allenatore del Bologna. Una cosa, Andrea, Thiago Motta ha giocato anche con Ibrahimovic all'Inter? Sì. Ok. Sì. Che è sta cosa? Quindi che vuol dire? No, no, aspetta, Ibrahimovic non c'ha giocato. Al PSG perché... sì, al PSG sì. Al PSG, ah, bravo, al PSG. Sono amici? Sì. Sono amici, Ibrahimovic? Sì, molto amici, molto amici. Al PSG, hai ragione.
Non lo so, non riesco neanche ad andare con l'inno, Ale. Cioè, ma ti piace Thiago Motta? No, mi verrebbe da andare con l'inno perché ieri la gente di Ferguson ha detto che Thiago Motta proverà a portarsi Ferguson. Tra l'altro andrà. L'ha detto a TV Play, sì, bravo detto, Marco Giordano. TV Play andrà. Cioè, però accordo totale con la Juventus, c'è un accordo. Allora aveva ragione Chirico? Verbale. Ma ragazzi, me Chirico mi sta sul cazzo. Ma io già tanto se l'anno prossimo gioco in Serie A e penso a Thiago Motta, e cazzo me ne frega a me di Thiago Motta. Mi interessa soltanto che finisca sta stronzata, che venga smentita o che succeda qualcosa. Vabbè. Non ho più voglia. Peccato di che non, di non avere comunicato. Però, Milan Vitiello. Comunicato Milan Vitiello. Un attimo che lo leggo. Ma anche al Verona sono arrivati grigi. E poi cosa è successo? Un cazzo. Oh no, Augusto, ti ricordi? Per cosa non andate? È andata meglio. Stanno a salvare. Io penso in merito, un attimo, sai che leggo il comunicato. In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria sede, grazie, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene l'acquisizione della stessa, perfezionata nell'agosto 2022. L'indagine, che coinvolge anche i legali rappresentativi con potere di firma Giorgio Furlani e Ivan Gazzidis, attuale e precedente AD del club, ipotizza non corrette comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza. La società sta presentando. Non corrette, non ho sentito. Non corrette. La società sta prestando piena collaborazione all'autorità inquirente. Non vuol dire niente. Vabbè, quindi si dichiara estraneo ai fatti. Augusto, spiegaci un attimo tu. No, aspetta, mi sta arrivando una notizia su Rocchi. Perché cazzo, non è vero, ne prego, stava, che è diretto all'allenamento. Sa morire Milan, penso. Ma mi dici questo, che vuol dire questo, il comunicato del Milan? No, aspetta, me lo ripeti. Te lo rileggo, sì. In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene l'acquisizione della stessa, perfezionata nell'agosto 2022. L'indagine, che coinvolge anche i legali rappresentativi con potere di firma Giorgio Furlani e Ivan Gazzidis, attuale precedente di del club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione alle autorità inquirenti. Cioè, è tutto a posto, ci siamo dimenticati. No, loro dicono che praticamente è chiaro che la responsabilità penale è di personale, diciamo, le società, certo, esatto. E poi diciamo che il Milan, perché scusa, lì prima c'era scritto su Sportface, attenzione, però personale penale, non sportiva, penale. E per quanto riguarda il Milan è terzo, perché la eventuale violazione sarebbe stata commessa o da Elliott o da come si chiama l'altro fondo, Cardinale, Red Bull. Red Bull. Diciamo, loro se contendono il Milan, ma la violazione non la fa il Milan società, esatto. La fa o Redbird o Cardinale, questo si dice. Stop. Comunque credo che sia tutto riconducibile al fatto che ci sono tre cantanti nel Milan: Gordon Singer, il figlio e lui, che in realtà. Vabbè, però dai. No, rispetto, vergogna. Ma state zitto, imbecille. Grazie, Emma, per la sub. Oh. Allora, andiamo su. Porca troia, su Barcellona-Napoli. Andiamo con le probabili. Sì, andiamo con le probabili formazioni di Barcellona. C'erano passate gli amici numero 10, Dami? Sì, certo, ovvio. Grazie, Framarena. No. Ah, sì. No. Sì, ci stanno. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Barcellona. La formazione schierata da il Barcellona dovrebbe essere questa, che ha tantissime assenze. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, Fermín López, Christensen, Gundogan, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Il Napoli invece, schierato da Calzona, dovrebbe scendere in campo con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Traoré, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Questa dovrebbe essere la formazione del Napoli. Vogliamo andare con le quote? Subito? Sì, certo, ovvio. Così diamo subito il risultato. Andiamo con le quote. Il Napoli è quotato 1,76. Scusatemi, il Barcellona è quotato 1,77 su Betwin 360, 1,75 su cui giocano 80 su Eurobet. La X è data a 3,95 su Betwin 360, 4 su cui gioco 3,95 su Eurobet. Il 2 è data a 4,15 su Betwin 360 e 4,20 su cui gioco ed Eurobet. Parto io. 1-1, passa Napoli ai rigori. Fabio. 2-0 Barcellona, ci sarà una doppietta di qualcuno. Faina.
2-2 passa il Barcellona ai rigori. Asso. Sono partite ieri, Roberto. 2-2 marcatore Osimhen e il Napoli passa ai supplementari. Ale. 3-1 Barcellona. Ti manca Agu? Doppietta di Lewandowski. Doppietta. Grazie, Tech. Sicuramente. 2-1, dai. Partita anche l'indagine UEFA intanto, eh? In teoria. Madonna santa, Andrea. No, frate, oggi... No, ma è così. Che vuole, Camelio? Una depressione proprio. Io c'è partito, news, domani. Camelio? Domani danno sì. Grazie, frate, Crick. Frate, prego, frate, Camelio. Come è stato attaccato l'ansia. Allora... al volo, che poi scappo. No, siccome mi arrivano tanti messaggi che qualcuno, basta che andate indietro, c'è la clip che vi avevo detto che Rocchi stava a Formello, uno che si occupa da Lazio ha detto che Rocchi non stava a Formello e sta dirigendo l'allenamento. Già l'abbiamo data, Camelio. No, non hai capito, ti sto dicendo, siccome lui aveva detto, non lo nomino, che non stava a Formello, quindi confermo, no, come l'hai data? L'ho data alle due. No, l'abbiamo detto 4. Che Rocchi sta dirigendo l'allenamento, grazie non Castiglio. Non hai capito, non mi hai ascoltato, l'ho detto alle 4:10, le 4 che stava già a Formello e qualcuno mi aveva smentito, ecco, gli sono vicino, sono solidale perché insomma lo vedo in grande difficoltà e mi dispiace veramente, quindi non lo so, non mi va manco da attaccarlo. Dico, guarda che Augusto ha detto che non stava a Formello, Augusto ha detto. Esatto. Appunto. Appunto, c'ha ragione, non sta a Formello, c'ha ragione Augusto. Stava a Formello. Ha detto che non stava a Formello, Augusto. Oh, non hai ascoltato. Dice che sta. Scusami, scusami Enix, nuova notizia a Milan per i, PM, per i PM Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalieri, l'ipotesi è che il fondo Elliott conservi attualmente il controllo della società, laddove all'autorità di vigilanza FIGC sarebbe invece stata presentata la cessione della proprietà in favore del fondo Redbeard, lo scrive Sportface. Questo è grave, abbiamo detto. Questo è grave, eh? Sì, questa dei Rocchi, cioè, scusate, quindi sì. Praticamente loro dicono che il Milan è The Redbeard. No, il Milan è di Elliot. È di Elliot. Scusa, il Milan è di Elliot invece che di Redbeard. Sì. Loro hanno dichiarato che hanno ceduto il Milan da mia a Redbeard, sì, ma non sì, è vero perché hanno il controllo di tutto ancora loro. Ma scusate, no. Grazie, tanto sapeva, io ho detto dalla vita. Comunque questa cosa si sapeva, è vero, questa cosa si sapeva. Dentro, scusa, non hanno tenuto tutti gli uomini quelli di Singer, capito? Cioè, quello sì, che esatto, non... Furlani... Scaro, come cazzo? Adesso no? È facile, ci può stare perché non riesce, tu mi dai però... Però è una cosa che si vociferava, è vero? Fabio, te che sei a Milano, no? Si vociferava a Milano sta cosa. Perché a me mi erano arrivate anche queste cose. Allora, il discorso è uno. Allora, il discorso è uno, Fabio, dopo report, io ho parlato con gente che praticamente... Vabbè, io non... Arrivo... Alessio, grazie, Alessio, grazie Ale. Ho parlato con gente che praticamente con gente che vive sia il Milan che il Monza. È tornata a lezione. Che mi racconta un sacco di cose e sì, insomma. No, ma il discorso. Si è messo il mantello, Rocchi. Allora, il discorso a è volato Fabio a Formello. È che... Alessio, CR7-21 alla maglia, grazie, no, Jimmy. Ma, allora, il discorso, Fabio, è che dire che il Milan sia di Elliott solo perché Elliott ha fatto il prestito è una stronzata, perché Elliott è una società che campa di prestiti anche, ok? E col fatto che ha tanta disponibilità, tanta liquidità. Ci può stare che faccia un prestito ad Elliott a Redbeard per acquisire la sua stessa società, perché ci guadagnerebbe due volte, prima con i soldi e poi con gli interessi. Redbeard, come si diceva, legno in inglese? Red Bull. La cosa che, Fabio, secondo me è grave, ok, non è tanto il prestito, ma il fatto che appunto hanno tenuto tutti gli uomini di Elliott. Hanno tenuto Furlani, Scaroni come presidente, sì, del CDA, nel CDA c'è Gordon Singer... No, il problema è che se tu ti iscrivi a qualcosa come una società e poi ce n'hai un'altra, cioè o fattura una, fattura l'altra, o partecipa una. Io però le cose le so, cioè io mi stupivo, gente che lavora in fondo a Milano, ieri ero a Palazzo Marino, c'era Consiglio e parlavo appunto con De Chirico, mio amico che sta lavorando con Sala per lo stadio, gente che vive in Milan da dentro, eccetera, e le cose che girano, diciamo, in città da sempre... Cioè, diciamo che i grandi milanisti in città si stupivano
di non che non ci fosse un'inchiesta, attenzione, non sono un manettaro, ma si stupivano che certe cose non emergessero. Ma ti dirò di più, non relativamente a Elliott Redbird, ma al passo prima da quando esce quella roba di report che riguardava Cerchione d'Amanzo, ma... dicendo che a grandissime linee, ma io mi dissocio, perché a grandissime linee all'epoca, quando Berlusconi Bonanni era ancora vivo, ci fosse ancora lui e anche Galliani in un certo qual modo dietro il Milan. Ancora più indietro, quella poi è dopo, una stronzata, sì. Fabio, e ripeto, però allora cerca la Genio e la King George e poi guarda il Delaware e poi allora fai Berlusconi dopo. Berlusconi ha fatto le cose forse più belle possibili del Milan, però non li perdonerò mai, la cessione a Yonghong Lee, onestamente, da tifoso del Milan la cessione a Yonghong Lee è stata una tragedia sportiva ed è una cosa che sinceramente non gli perdonerò mai. Allo stesso tempo, però, mettersi a dire che il proprietario del Milan durante Yonghong Lee erano ancora Galliani e Berlusconi, sembra una follia. Questo invece ha più senso a livello chi logico. Chi controlla il Milan? Mister Robert, è stata una vita, ok? Chi controlla il Milan? Te lo ricordi il project? Grazie, Francesco. Ok? C'è tutto, caccia Camelio senza telecamera, su, mandalo via, forza. Fuori. Come senza telecamera? E qui ci sono tutti i trasferimenti e poi c'è la King George Investment e la Genio che vi ho citato prima. King George e la Genio. King George è UEA, giocatore preferito di Berlusconi. La Genio, la Genio è che era Savicevic, era il calciatore preferito di Galliani. Poi da qui a tutta una serie di scatole, tra virgolette, cinesi che arrivavano poi a Red Black, eccetera, eccetera, e facevano capo poi ai rossoneri Sport e alla Cimina. Però ripeto, quelli che hanno rotto, tra virgolette, le uova nel paniere, quelli che hanno dato fastidio, sono sempre stati Cerchione e D'Amanzo, i due imprenditori. Grazie, Domenico. Di origine campana. Che hanno o avevano in Lussemburgo il 100%, mi pare, di Blue Sky. E oggi compaiono in quella che è la roba che tu hai letto sul Corriere, ok? Quindi io le cose le so dietro da quando c'è Yonghong Lee, perché poi a cena andava col mio amico Di Martino, e posso fare anche il nome, perché lui è l'ambasciatore per il popolo cinese del mondo. E siamo cresciuti insieme e lui era lo stesso, ma posso dirlo, possiamo anche invitarlo, ho fatto 100 video con lui, è quello che andava in giro con Zhang quando c'era la famosa Pagani e quando lui stava all'hotel de Milano in via Manzoni, così come andava a cena con Yonghong Lee nel ristorante di fianco a Palazzo Marino in Piazza della Scala, che oggi hanno chiuso, che si chiama, ieri ci sono passato e ho detto cazzo, ha chiuso quel ristorante lì, c'erano le foto di Yonghong Lee e ci andava anche Zhang, questo agli esordi, parlo di 2016, quegli anni lì insomma. E di queste cose recenti diciamo che non è che ne so meno, ma ho smesso di interessarmi perché non sono riuscito a incatenarle o a concatenarle, perché poi è uscito report e poi con report ho chiesto e tanti milanologi, proprio gente che vive dicendo per me la vita è questo è il Milan, anzi questa, e hanno detto non so come non faccio ancora, come non facciano ad uscire certe cose. Tra l'altro, basta. scusami maestro se ti interrompo, ma quale notizia arrivano nei due secondi? Abbiamo in esclusiva la foto del PM che sta indagando sul Milan. Dai, su, tira fuori Marotta, dai. Vabbè, dai, su. Vabbè, ma se non sei serio, io cazzo parlo con la gente che ogni giorno cenava con cena. No, vabbè, ma dai. Io quando c'era la trattativa, siccome c'erano anche le elezioni, parlavo con gente che mi rispondeva dagli aerei privati perché stava facendo la trattativa del Milan, intanto facevamo la campagna elettorale e io parlo con uno che tira fuori Marotta. No, Damiano, io me ne vado, non posso abbassarmi di livello. Su questo sono d'accordo, maestro, e se lo vuoi querelare, quello era... Ma io non lo querelo, per deficienza, contro perché Gaccio... Contro calcio, maestro. Augusto, contro calcio si può, come si dice, ritenere parte lesa? Maestro, io sono lui depresso. Io sono depresso. Fammi ridere almeno. No, io domani. Quando è che a Milano sto stronzo che viene qua a fetare con... Quando sei qua, io ti porto. Perché lo dico davanti a tutti. Ti porto dall'avvocatessa di Silvio, con cui collaboro, mia cliente, che poi è in Forza Italia. Vieni con me in Cordusio, Traversina, sali con me. C'è una testa di cervo, tu sei la testa di porco e ti faccio vedere che cosa vuol dire. Ci dia Monza, che cosa vuol dire. Ok.
non puoi venire qua e mettere la foto di Marotta mentre io parlo di cose serie, se no non, già devo fare maestro, fatica a maestro, dire una roba maestro, perché... facciamo così, ma vai a fanculo dai maestro. Parliamo no, di calcio, vai facciamo così, finita la live mi abbasso le mutande e me lo succhi un po', così così siamo tutti no, ma che come discorso, hai capito bastardo, verme, mi rompere i coglioni che sono già nervoso. Allora, ti ho detto comunque, che ti comunque, porto, no? Comunque, allora, intanto io annuncio che a 200... Oggi finiamo, ovviamente poi chi deve andare va alle 18. Noi finiamo alle 18.30 oggi. Tweet di Raimondo, metti il suo tweet di Felice Raimondo. Ma chi cazzo è Felice Raimondo, porca troia? Ah... Andà a vedere i twitterini. Porta rispetto a Felice Raimondo, ma scusa. Ma sarà, non me ne frega un cazzo. Mo devo allora aspetta, però aspetta, ragazzi. Perché le carte d'imbarco sono arrivate. Domani dai Ale, direzione Turchia. Bene, andiamo a Istanbul. Istanbul. Ce ne andiamo. Vabbè, come stai adesso? Vi farò da Cadia. Il cappello. Eh? Ammazza. Però se può prendi, da lato ci stanno. Sì, sì, da lato ci stanno. Però, oh, ti è, ambedi, oh, ma girate un po' tutto. No, no, dietro ci stanno, ci stanno. Ah, io chat vi voglio dare coraggio. Pelati, pelati, vi darò coraggio, pelati di controcalcio. Vi darò la forza di farlo, questo trapianto. Magari siete un po' dubbiosi, invece io vi darò la forza. Datemi retta, vi documenterò tutto da uomo vero, ritornerò con i capelli di Silvestre Stallone. Dicevo chat, volevo leggere il tweet di Felice Raimondo, poi ho letto seguito, no parliamo da... di questo, ah, perché senta, anch'io sono ho letto, stato, ho, diciamo, letto seguito, ho letto seguito da Yong Ong Lee, non ho più voglia di leggerlo, sono sincero con Damiano, voi Damiano, ma si parlava di cose serie, parliamo un attimo di capelli, possiamo? No, aspetta, ne parliamo alle 18 di capelli. Io voglio fare estrazione. Parliamo alle 18 dei capelli. È l'estrazione a 200, amico mio. Ne manca, regà, ne mancano 18. Grazie, ma che, per i 50 sera. Ma che tiriamo fuori? Che maglia tiriamo fuori? Oggi è una carina. Ora è già carina. Molto dai, carina. Regà, forza. Meno 18, almeno fammi estrazione, poi me ne vado a dormire. Vado a riposare. Comunque... Quindi... Io direi, facciamo i pronostici anche sull'Arsenal, Damian. Facciamo sull'Arsenal, certo, vai. Visto che abbiamo le quote, l'Arsenal è quotato 1,23 su Betwin 360, 1,26 su Qui Gioco, 1,24 su Eurobet, la X è data 6,25 su Betwin 360, 5,80 su Qui Gioco, 6,40 su Eurobet, il 2 è data 11,50 su Betwin 360 ed Eurobet è 11 su Qui Gioco. La Lazio era più bassa per Bayern Monaco. Parto io... 4-1 asso o 4-0 aspetta un attimo, Alessio Piacentini. Alessio Piacentini. Grazie Ale. Grazie. Non la possiamo fare. Ah, vado col pronostico. 3-1 Arsenal. Fabio. Mi piace pure a me, sai. Me la fai rivedere un attimo? Questa mi è arrivata una notizia sulla Lazio e mi hanno chiesto anche di far ascoltare una cosa su Palladino. Lo sapevo da venerdì perché non è ascoltato. È il principe! È il principe! È il principe! Ciao, grazie principe. Mancano tre sabba a 200, ricordo, Io ricordo a tutti, a cui voglio bene, tranne quel coglione di Vermerix, che due settimane fa... Sì, facciamo il bingo. Sono stato l'unico, non nell'universo, nel pluriverso, tu me lo devi succhiare, capito? Tu non devi, perché sono stato l'unico, te lo ricordi? A dire, tutti io e l'Arsenal, riempivi la bocca con la parola Arsenal. Always! Innanzitutto sei un coglione, ho capito dove stai arrivando. Io avevo detto 2-1 Porto, è finita 1-0, quindi... Ma che cazzo dico? Io avevo detto 2-1 Porto, vattene. Ricordi cosa stai dicendo? Tu sei un bastardo e basta. Okay, solo io te lo porto vincente. Sì, adesso la mettiamo. Il presidente. No, perché adesso mi ha rotto il cazzo questo. Quant'è? Quanto mi tempo fa? 2:13. Due settimane fa. 2:13 Enerix. No, sei il giorno. Questa ma c'era qui... anche sulla nostra chat di disagiati. Dai. Dami, ma quando è stata giocata Atletico Inter? D'Andre! Grazie, D'Andre! Amico mio.
Alzo paio il pronostico. No, no, aspetta un attimo, Ago, aspetta un attimo. Che me mi ha rotto il cazzo questo. Ma chi è? Ok. Ma chi è? Cosa? Ma chi ti ha rotto il cazzo? No, no, Bergomi, io. Bergomi. Ma che poi? Perché queste guerre personali con Bergomi? No, no, non è nessuna guerra personale. Adesso lo sputtano, ok. Eccolo, dovremmo avercela qui. Tenga duro, Fabio. È sotto attacco, tenga duro. Grazie, Fabio. Grazie, Sikian. Non malo un cazzo. Allora, Enerix, dobbiamo dire quanto manca, quanto manca la reaction di domani e quanto manca la maratona. Sì, sì, adesso sentiamo tutto. Ce l'abbiamo, se parte. Andiamo sull'altra che è Porto Eurobet. Lei, io, perché non voglio farmelo rubare, il Porto è una squadra da rispettare agli ottavi di Champions. Queste quote sono una mancanza di rispetto nei confronti di una squadra che agli ottavi ha messo in difficoltà chiunque. 1-1. Vabbè, ah, 1-1. 1-1, faccia di merda! Marcello, scusami. Io ho detto 1-0. Marcello, il risultato esatto. Senti il mio. Damiano, è nato pure a cercare sta cosa. Lui aveva detto che nessuno aveva dato il porto Domani. Favorito. Io ho detto 1-0. Ah, pure io. Sentiamo. Scusi, ma ho detto 1-1. Mi ha detto allora ha già vinto l'Arsenal e poi mi ha copiato. Mi scusi, Marcello. No, ma giocano a Porto. E al ritorno gliene fanno 4. Ah, prego Cohen. 1-3 Arsenal. Ale. No, Lazio è troppo forte, ragazzi. Ma almeno 3-0, 3-1. Sì, Lazio è troppo forte stanno. Ma li porto. Dice la Lazio, che dice? Che dice? Lazio non è troppo forte. Però dici Lazio. Ma io non c'ero. No. Lazio è troppo forte. Un po' strano l'accento qui. Prego Faina. Andiamo Faina. Porto il risultato esatto 1-4. 3-3, 1-4. Fa paura. Prego. Chi la segue in Premier League? Bergomi. Però non sta stravincendo. Sì, è vero. Porto sarà la sorpresa di questa giornata. Ecco. Galeno e Van Nilsson, qualcuno segna gusto. E sì, ma segna anche quello. Fatto col Galeno anche il marcatore. Segna Juve Udinese 0-1. Segnale tutte però. È andata, che rimane quando arriva Camello. È andata però. L'ho detto pure io, cialtrone. Oh, ma c'è sempre la Juve nella testa. Ma parla di questo pronostico. Ha detto che vince il Porto 2-1. 1-0 Galeno, grande Fabio. Hai detto 2-1. Hai detto 2-1. E io ma. Aspetta, ha detto 2-1 Fabio. Non la penso che l'avessi detto. Ma detto 1, ha detto 1-0 Fabio. Parla di. Segna però. Segnale tutte però. È andata, però che rimane quando arriva Camello. È andata però. L'ho detto pure io, cialtrone. Oh, ma c'è sempre la Juve nella testa. Ma parla di base di sto Porto Arsenal. Ho detto che vince il Porto 2-1. 2-1. Non 1-0. Ci sono. Ho detto 1-0, però prima 1-0 poi 2-1. Non l'ha detto. Di Galeno, mi interrompete sempre. Perché te sei corretto, Fabio? Hai detto 1-0 Galeno. Ciccione però squalifica. Perché mi viene la testa così. Un attimo, ziti. Posso dire il mio risultato? Con la maglioncina da 200 euro. Ma se ha pagato... Di la Fred Ferri. Basta! Vabbè. Mi ha copiato con 3-2. Mi spiegate come può... Mi ha copiato ancora, assurato! No. Allora per me vince 3-2 il Porto. Ma non guardi il mi caso. Mi ha copiato ancora. Vabbè, alla fine l'ha preso nessuno. L'ha preso nessuno, dai. Però ha vinto. Oh, scusami, ma come lui ha detto 2-1 e io l'ho copiato con 3-2. Te la sto raccontando. Allora, mi segnala il grande Nick. Ci sono più Pepe. Vabbè, formazione. Mi segnala il grande Nick. Ci vengono a dire. Allora, ma basta. Oh, leva sta merda. Mi segnalano e mancano 54 sub alla reaction di Atletico Madrid Inter di domani. Sì, ma mi devi dare soldi. Mi hai rotto il cazzo. Mi devi pagare. Ok, ma tu mi dovresti pagare a me, no, perché tu mi devi pagare per fare le reaction su questo canale. Tu mi dovresti pagare a me, porco te Diaz, a me per sta qua dentro. Mi devi pagare. Prego. L'avete fatto tutti il Porto? No, manchi tu. Ma arriva Pibettino con la botta alla 50, Damiano, lo sento. 1-2. Arriva Pibettino 50.
1-2. Vince il Porto. Soresina. Vince il Porto. L'abbiamo letto il comunicato del Milan, Alex. L'abbiamo letto. Abbiamo già letto, chat. Comunque, D'Andre 10! D'Andre 10! Vuole la reaction! Vuole la reaction, D'Andre! Grazie, D'Andre. Maradona, Comunque, non so chi vuole, noi facciamo il bingo. Chi vuole andare, vada, noi ciao, facciamo ragazzi. Il bingo. Ciao, Ale. Ciao, Ale. Ciao, maestro. Ale, ci vediamo domani noi. Ce la fai a collegarti? No. No, non credo. Comunque vi aggiornerò tramite tutti i video. Seguite Contro Calcio, Telegram, Instagram. Corigno! Corigno! Davide, sì, Corigno! Davide. Dammi, mandami l'SMS che ti arriva, per favore. Corigno, meno 34. Grazie, Corigno. Io non vi abbandonerò, ma anche voi non mi abbandonate, mi raccomando. Ciao, Ale.